contenuti di questo tipo che rispondono a un bisogno profondo di una componente sociale, sia essa quella che ho detto, i risparmiatori, le famiglie, i contadini, diventano strumenti organizzativi. Non voglio buttarmi troppo avanti in questa direzione, perché è una intuizione che ho oggi. Allora, ragionando su questo punto, che cosa abbiamo deciso di fare? Cioè, è quasi come... noi non abbiamo l'ambizione di essere né il partito dei risparmiatori, né quello delle famiglie, né quello dei contadini, però ci rendiamo conto che stiamo rispondendo, potenzialmente, perché non l'abbiamo ancora fatto, stiamo rispondendo a una domanda di informazione, a una domanda di scambio, di conoscenza reciproca, di innervamento reticolare tra i vari soggetti che hanno in comune certe problematiche, a una domanda di formazione, quindi di scambio di sapere, di trasferimento tecnologico e di trasferimento di conoscenze. In qualche maniera stiamo mettendo su un club virtuale, quello è un social network, stiamo mettendo su un club virtuale che ha la biblioteca, che ha la sala colloqui, che ha la mediateca, che non ha soltanto documentario creativo dentro. Ce ne siamo accorti, di questo ce ne siamo accorti subito, perché tu parli, tu sei un cineasta, vai lì con l'idea del cineasta, eccetera. Pensi al tuo documentario creativo, ma quelli ti chiedono il database, quelli ti chiedono il corpus normativo, quelli ti chiedono il corso di formazione. Cioè, alla fine devi riuscire a tenere insieme tutte queste cose e... Prego. Servizi poi in fin dei conti, perché corpus normativo eccetera, come fate per, cioè voi mettete il materiale sulla vostra piattaforma e quindi quello poi diventa open source, Absolutely oppure not. Cioè, sì e no. Allora, l'idea sulla quale ci stiamo muovendo, vedremo se saremo costretti a modificarla, è la seguente. Una forma di abbonamento. Quindi, diciamo, per stare nei canoni del marketing, tradizionale, è uno SVOD, nel senso di subscription video on demand. Che cosa succede? Che tu sei interessato al tema e paga sti 2,99. Starai dentro al contenuto per 24 mesi. Con 2,99 ti compri all'inizio, ti compri la versione alfa, poi ti arriva la versione beta, poi ti arriva la versione 1.0, poi ti arriva la versione 1.1 e queste versioni al crescere di queste versioni tu stai collaborando. Magari lui no, ma tu sì. Magari lui sì e tu no. Magari chi collabora ha sottoscritto nel collaborare, nell'avere il suo contenuto validato, ha sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione e da quel momento riceve i centesimini che la bancasella gli manda ad ogni nuovo abbonamento. Stiamo cercando di muoverci in quella direzione lì. Molto probabilmente fra un anno ci rivediamo, vediamo che certe cose non hanno funzionato, parleremo dei correttivi, però in questo momento noi stiamo cercando di andare in quella direzione lì. detto 700 aziende che partecipano a questa piattaforma. Sì. Sì, dovremmo... cominciamo a montare a settimane, a giorni. E questi chiamano sempre voi per fare i contenuti video. No, non necessariamente. Per esempio, sulla trazione animale, una delle imprese, quella che è stata la proattiva principale, giustamente lavora con un operatore che vive lì nel territorio.
in maniera molto più economica di quanto non gli offriremmo noi, mandando una squadra da Torino nelle Langhe. Lavora con il suo operatore, che peraltro è un ragazzo che lavora con eccellente qualità, monta la parte lineare in totale autonomia e poi ci trasferisce il contenuto sul quale abbiamo il diritto di proporre modificazioni e che noi a nostra volta segmentiamo in maniera diversa da come è montato nel contenuto lineare. Montate con Clint o con cosa? Ma per adesso Clint, però stiamo anche guardandoci intorno. Cercano di creare dei modelli anche di business rivolti all'utilizzo di un concept che è quello del documentario creativo, però in una sfera nuova che è quella dell'esigenza, no? Gli spagliatori, i metodi, la formazione sull'agricoltura, la condivisione delle informazioni sull'agricoltura, che però alla base c'è un'esigenza forte, che è quella dei paesi in via di sviluppo. Come anche il discorso dell'affidamento, dove si fa molta leva sulle esigenze di un network. La mia domanda è, facendo un passo indietro e tornando al documentario creativo e interattivo nella sua forma più classica che noi conosciamo, la mia domanda è, questi modelli di business non sono o non sono replicabili anche per la forma del documentario creativo nell'accezione più classica che conosciamo, oppure è proprio, come dire, il proseguo di un processo? Cioè abbiamo capito che è una provocazione, abbiamo capito che fare dei modelli di business su quel prodotto che molto culturale, molto, come posso dire, classico, forse è più difficile. Se Sì. invece noi spingiamo la ricerca su una frontiera che fa molta più leva sulle esigenze delle persone, si aprono delle prospettive, non so. Credo che tu abbia centrato la cosa, neppure io so darti una risposta tagliente. Per quanto riguarda me, poi magari Elena dice una cosa diversa. Io a un certo momento mi sono stufato dei web documentari, li ho trovati onanistici. Cioè questo dito che continua a fare clic clic clic, quando tu utente sai benissimo che il web documentario è già stato concepito, chiuso, finito, finalizzato, messo su ed è uguale a un film. Allora mi stai chiedendo di fare clic clic clic, allora mi sono detto, interattivo, se non è partecipativo non me ne frega niente. Cioè, questo fatto di fare click serve a sentire una voce nuova, a far intervenire un contenuto nuovo, un'idea nuova, un piano di sfaldatura diverso, un punto di vista che altera quello iniziale, oppure che me ne fotte, cioè alla fine dei conti, questo senza togliere valore a quel che è stato, però se ragiono sui web documentari, pilastro della storia del web documentario, per dire Voyage au bout du charbon, ero uscito di testa quanto mi piaceva quando è uscito nel 2008, Fiera del Libro, abbiamo fatto un casino perché la gente lo vedesse. Però poi adesso Voyage au bout du charbon non mi dice più niente. Oh, c'ha uno spazio. Alexandre Brachet, quando è venuto qui, che cosa ha fatto? Mi ha fatto vedere, lui è stato l'iniziatore di sta cosa, perché alle persone bisogna dare il loro valore. Quando lui ha messo il sottopancia dei commenti online su Prison Valley, quel sottopancia lì di colpo ha fatto invecchiare il web documentario. Perché ti permette, è vero che poi il sottopancia solo
ottiene lo stesso, quasi sempre solo lo stesso risultato della zona commenti nel Fatto Quotidiano di Gomez di 3 mesi fa, no? Oh, sei il nano, che stronzi, fa culo. Però non necessariamente, lì c'erano gli americani che si erano incavolati tremendamente. A me mi divertiva leggerli qui sotto pancia in tempo reale allora, perché quelli di Prison Valley dicevano: mai più li ospiteremo questi qui che vengono a parlare così male della nostra valle. Però a parte questo, il sotto pancia è poco, ma comunque è stato quell'elemento che ha trasformato l'interazione in partecipazione. Io penso che bisogna spingersi ancora un pezzo più in là. Lo UGC, invece di considerarlo un po' paternalisticamente come uno spazio, diciamo, di accesso dei perdenti al contenuto, consideriamolo invece come un elemento importante, davvero importante. Valorizziamolo sul piano editoriale, se ci riusciamo. Pensare sin dall'inizio come documentary e di pensarlo come uno strumento che serve a una community di utenti per facilitare le loro interazioni, gli scambi in qualche modo. Esattamente. Che faccia la differenza nella loro vita fuori da web documentary, insomma, che non sia un... Sì, se possibile, secondo me questo è un obiettivo da perseguire, poi non voglio parlare per assoluti. È chiaro che quando sei su 3 progetti assolutizzi perché ti interessano quei lì. Magari ci sono mille altre strade, però in generale mi sembra che un obiettivo da perseguire sia quello di una qualità crescente del prodotto condiviso. Ecco, è chiaro che da torinese che vive negli anni 10 del secolo 21, sono qui che il cuore mi sanguina pensando: ma negli anni 50 e 60 del secolo 20 a Torino si faceva della cultura che non abbiamo mai più visto, si chiamava Giulia Einaudi, c'era un modo di lavorare in quella redazione che, ciao, è morta con la generazione dei miei padri e dei vostri nonni, però chi lo sa invece che non dobbiamo proprio andare a cercare in quel campo lì, cioè che quel tipo di collaborazione, quel tipo di interazione, quel tipo di scambio, esserne promotori non sottrae nulla al buon editore, anzi definisce il buon editore la capacità di cogliere degli input che vengono da fuori. Non penso che il gruppo creativo venga in qualche maniera diminuito dal fatto di aprirsi ad apporti esterni. Certo, deve saperli governare, non moderare, governare. Forse questo può diventare, come dire, un po' anche la metafora di come debbono cambiare gli stati. Quello che dici può essere inteso nel più specifico nostro argomento, che è quello del web documentary. Ho come l'impressione che i web documentary che sono stati fino a ieri ponevano un concept culturale e cercavano di condividerlo. Invece un nuovo processo creativo che poi va a sensibilizzare molto il processo produttivo, poi, no, che ne discende, pone il concept culturale alla fine del processo di condivisione. Cioè, mentre i prodotti che abbiamo visto fino a ieri erano un'espressione condivisa di un concept culturale di qualsiasi, no, questa visione di cui ci stai parlando può essere la ricerca invece di un concept culturale che viene fuori da un'interazione e da un processo. Però questo quanto è pericoloso poi nella realizzazione del prodotto? Sono rischi a cui ci si deve esporre. Non posso risponderti nemmeno su questo in maniera così tranciante. Sicuro è che se il gruppo creativo, il
gruppo editoriale agisce bene, il suo orientamento lo dà all'inizio, lo corregge quando è necessario, ma se non è necessario correggerlo, lo rafforza via via. Quindi la validità del concept fin dall'inizio non mi sembra che venga a mancare, anche se forse viene a mancare la sua affermazione eccessivamente esplicita. Non lo so. Comunque vorrei introdurre un altro punto che riguarda. Bel gruppone, di solito. Dipende dai lavori. Sul primo dei temi, quello che tocca i risparmiatori, abbiamo la bellezza di 5 autori e di 10 collaboratori editoriali a contratto. La linea editoriale la definisce la società. Gli autori però si muovono in totale autonomia. Il loro lavoro è totalmente rispettato, tanto che il final cut passa dalle loro mani, cosa abbastanza inusuale. Sugli altri progetti avremo dimensioni più piccole, su quello della trazione animale avremo l'interazione con una o più associazioni. E questo è tutto da vedere come si svilupperà. Rimango per le domande tutto quello che volete, ma volevo aggiungere una cosa che ho trascurato sinora sul mercato. I nostri a Torino, non so qui, ma a Torino i nostri si sono dati da fare, ma veramente tanto, per vendere contenuti fattuali, interattivi, alle volte chiusi, alle volte partecipativi, alle testate online dei giornali. E ci sono pure riusciti, nel senso che la Sarraz ne ha messi 2 o 3 sul Corriere della Sera, no, poi gli altri sono con televisioni. Adesso ce n'è uno, Culture Shock di Zenith, che ha appena preso un premio in Giappone che non veniva attribuito all'Italia dai tempi del maestro Manzi. Gli hanno dato lo stesso premio, in qualche maniera non hanno torto, però è televisivo, quello delle Olimpiadi anche è televisivo. No, è stato soprattutto la Saraz che ha lavorato col Corriere della Sera, però ci hanno provato in tutte le salse. Ogni volta che arriva a Torino per gli incontri in Film Commission con del Piemonte Doc Meeting, che arrivano i compratori dei giornali web, la sala è piena e tutti gli picciano progetti. La sostanza è che tanta fatica per così poco. Perché i giornali web hanno un'economia che traballa e sono spesso accusati dalla parte cartacea di far concorrenza alla parte cartacea stessa, quindi difficile trovare soldi per comprare dei contenuti che rafforzano il concorrente interno. Questo è un vero problema e io penso che dobbiamo rovesciarlo. Io penso che dobbiamo associare la testata web ai successi economici di quanto noi proponiamo. Ancora una volta, associazione in partecipazione, produzione associata. Noi mettiamo il contenuto, voi mettete la veicolazione del contenuto e vi prendete l'n per cento sulla veicolazione del contenuto. Anche se la cifra, diciamo, è modesta,
Perciò mi chiedevo come questo dovesse vincolare, come poi si riesce a creare la comunità, perché questo è fondamentale, cioè creare quest'area di interesse, il target andarlo a prendere, però che deve sostenere poi nel tempo questo progetto. Mi chiedevo appunto come potesse, perché penso del successo derivi dal fatto, un po' come funziona con il marketing in generale sulla rete, quello non convenzionale, però quello sì, è che i convenzionali, diciamo, coloro che sono membri della comunità, si fanno portatori stessi del messaggio, qualora il contenuto stesso abbia quella validità tale da spingere per tutto il resto. Sagge parole, diciamo, mi riempiono di speranza. No, no, nel senso che penso che sia la forza della rete, per quello. Però capisco che è un work in progress, tutto sta funzionando. Totalmente. Ancora. Poi diciamo che gli italiani hanno la memoria abbastanza corta, ma una grande capacità di immagazzinare marche. Fra un po' tutti sapremo Netflix, e allora perché non sapere anche il nome di un distributore alternativo? Che ecco, cioè può darsi che si riesca ad affermare uno o più distributori alternativi, così come può darsi che i distributori alternativi magari abbiano un piccolo ghetto nel quale fanno la loro distribuzione alternativa, ma quando hanno un contenuto interessante per il grande pubblico riescano a posizionarlo sulla base di questo modello di business rovesciato rispetto ai primi anni sulle testate esistenti. Il punto è: preferisco condividere buoni guadagni con una testata online o ricevere da lei le elemosine? È evidente che la risposta è che preferiamo condividere, e allora diamole dei soldi invece di chiederglieli. Questo è interessante, perché cercare di creare parallelamente invece qualcosa che appartenga all'idea originale, cioè nel senso, questi giorni ho assistito proprio a questa cosa qui, cioè ti parlava, sosteneva il fatto di dover con i contenuti multimediali portare comunque la gente da qualche parte a vedere, a fruire di questo contenuto, oppure si è parlato ieri di dare il contenuto come in questo caso, cioè di offrirlo, e se alla base si pensasse per esempio di costruire una indipendenza anche in questo sulla rete, cioè di riflesso cercare di coinvolgere comunque da qualche parte su un portale, ad esempio, questo traffico che nel tempo si può sviluppare, e cercare poi di far crescere anche l'identità di questo progetto, se ha un nome, se ha un brand, se ha un, non so, cioè... tutto è possibile. Secondo me l'epoca dei portali è finita, resterà una certa fedeltà di consultazione verso testate online. Ai portali credo relativamente poco nel futuro. Mi domando su quali prodotti le app potranno funzionare meglio del web. Forse su quelli che stiamo sviluppando noi non necessariamente. Ci sono mille variabili che dipendono dai progetti di ciascuno. Per dire, il progetto suo sulla Puglia e le realtà culturali della Puglia, scusami, non riesco. Ecco. Per me, che amo girare la Puglia in motocicletta d'estate, l'idea di un'app che mi metto lì sul contagiri e che mi segnala le cose mi tira abbastanza, specialmente se si tratta poi di musica, di mangiare, di bere. Sì, vista l'ora anche. Credo che stiamo andando in un mondo di complessità. Credo che passata la boa della fine del broadcast che ci ha schiacciato la vita per 30 anni, saremo in un nuovo ambiente. Credo che questo nuovo ambiente non sarà più mutevole e di rapidissima obsolescenza come i
15 anni che abbiamo appena trascorso. Può darsi che questo dipenda dalla mia senilità, però non è che vedo uscire ogni momento nuove tecnologie, eccetera. Cioè, mi sembra che girata la boa, alla fine ci si trova in un ambiente che tutto sommato cambia, sì, cambia, ma con dei ritmi molto più umani. E che adesso penso che sia il momento di sperimentarne tante senza troppa angoscia, mettendoci evidentemente il poco di cui possiamo disporre, però mirando tanto, tanto alla qualità. Quindi la qualità che cos'è? Sono le risorse umane giuste messe su un progetto. Quindi aprire le partecipazioni per essere sicuri che hai coperto le varie mansioni proprio con le persone giuste. Senza sperpero, evidentemente, ma senza neppure avere il braccetto un po' troppo corto, ecco. È l'1:24 che vogliamo fare. Time to go! Io faccio il timekeeper della situazione. Quindi, allora, intanto ti volevo presentare Marcello, il nostro letterato che è arrivato in ritardo. Benvenuto! Lui è un altro partecipante assiduo del laboratorio. E relativamente assiduo, diciamo. Però. E vabbè, quindi vogliamo fare quanto tempo di pausa? Un'ora di pausa? Dici tu, Fabio. 1:30 alle 14:30 il punto qua. 14. Può darsi che ci sia arte dentro, ma forse no, perché è troppo solo tedesco per essere di competenza arte. Mille anni di storia germanica, di Deutschen, dal 936 al 1918, attraverso interviste, film storici e materiali geografici. Giusto, faccio degli assaggini, poi se volete ve li andate. Tutta sta roba la trovate su Transmedia. Qui batte storia tedesca, Germania e poi saltano fuori. Che gli devo dire? Cosa avremo qui? DSL forse? Boh. Praticamente qui sono ricorsi ampiamente alle teche ZDF, no? ZDF è il canale 2 della televisione pubblica. Scusate, non riesco a fare schermo intero. Qua abbiamo una cronolinea, è proprio abbastanza basico. Non hanno fatto per, hanno utilizzato le teche. Notare che queste teche qui sono le stesse che utilizza la RAI con la famiglia Angela anche quando ci fa la storia romana, perché o l'hanno fatte loro o le hanno fatte gli inglesi, sempre, comunque non c'è niente di fatto in Italia. Non c'è più niente, dovrei dire. Comunque è inutile che insistiamo, avete avuto l'idea. Andandoci si trova tanta roba di più. Fammelo chiudere. Ok. Sì, qui l'interattività è proprio basica. Hai delle carte, delle cronolinee, una cronolinea, essenzialmente quello. Sì. Di questo genere ce n'è un'infinità sul sito dell'INA francese, l'Institut National dell'Audiovisuel, che è l'equivalente delle teche RAI. Soltanto che all'INA hanno dedicato fior di personale, ina.fr. All'INA hanno messo del personale là sopra.
dal punto di vista creativo valore aggiunto zero, sia come grafica, però ACP che è un modo di consultare le teche altamente utile, anche a livello, che ne so, delle ricerchine dei liceali, eccetera, anche della media inferiore. Ecco, poi volevo farvi vedere questo qui. Questo qui viene dal Canada, ed è un prodotto laterale di un'altra produzione. Mentre preparava il film Saturno da Matete, il gruppo studio Arcadie dell'ONF, l'ONF sapete che cos'è, l'Office National du Film, è una struttura governativa. Bilingue, adesso io ve l'ho detto in francese, ma c'è anche National Bureau, National Film Bureau, con sede da una parte per il francese a Montréal e per l'inglese, mi sembra, a Toronto, che finanzia prodotti di ricerca, quindi interattivi, eccetera. Questi qui stavano facendo una cosa, hanno incontrato questa ragazza diagnosticata di schizofrenia, che ecco, la vedete. Non la vedete. Chargement 0%. Che connessione stai usando? AIM. Tutti noi che siamo connessi con AIM possiamo Aspetta, vedere. adesso forse sta caricando. Tutto il materiale di quest'epoca di ONF è tutto in flash. Adesso si stanno riconvertendo HTML5. Una ragazza che soffre di malattia mentale condivide i suoi appunti di adolescenza. No, questo per dirvi come una storia individuale, filmata a costo zero, possa, grazie al montaggio interattivo, acquisire una poesia che non riusciamo a vedere perché la connessione è troppo lenta. Ok. Siamoci da Live 2001. Praticamente qui, insieme a lei, sfogliamo, non sto a tradurvi tutto quello che dice, semplicemente sfogliamo il suo album di disegni e lei li commenta uno ad uno. Dico questo perché parliamo molto di giornalismo, eccetera. Qui siamo in un'area che di creatività, di. Io sto cliccando e mandando avanti. Non mi ricordo, sinceramente. Sì, mi sembra di sì, forse. Ma io attribuisco a questo, dal punto di vista costi di produzione, un costo inferiore ai 1.000 euro. Eccetera. Adesso, sempre sull'area poetica, Saturné da Matete di ONF. Qui siamo invece, questo è uno studente tedesco che si laurea in comunicazione in Germania con questa che è la sua tesi su un dio dell'Olimpo giapponese, il dio dei morti.
sono fuori, mezzo fuori schermo, non so come fare a mettermi a posto. Prova a tirarlo tutto a destra e guardarlo sul... E vi esce fuori dallo schermo di proiezione, no? Comunque proviamoci lo stesso, vediamo. Penso che ci siano dei comandi nascosti lì dove non riesco ad arrivare. Vediamo. Ah, perché avevo... Oh, watch. Ok. Lo salto, vuole essere saltato. Comunque lui fa un lavoro molto grafico. È la visita in un cimitero giapponese dedicato a questo dio dei morti. Un po' che non riesco a vedere i comandi, lo salto, cercatevelo. Su Transmedia cercate la parola Giappone se vi interessa. È molto molto bello dal punto di vista fotografico. Questo si riallaccia alle chiacchiere che facevamo prima su fotografia, still photography, e suo utilizzo nel web documentario. Poi forse questo ve l'avranno già fatto vedere in tanti, qui siamo su... Aspettate che chiudo questo qua, se no abbiamo il suo sonoro che ci sta addosso. Comunque era questo, Soul Patron. Questi qui sono i quattro documentari di Samuel Bollendorf, i quattro web documentari di Samuel Bollendorf. Forse ne ha fatti di più e non siamo noi al corrente degli ultimi. Comunque, il primo, che è stato anche letteralmente il primo web documentario, è questo Voyage au bout du charbon. Lo conoscete già, immagino. Ve l'hanno già fatto vedere, eccetera. No? Allora ve lo faccio assaggiare un attimo, perché è interessante. È interessante la storia produttiva. Allora, Samuel è un giornalista freelance, fotoreporter freelance. Se ne va in Cina con l'obiettivo di capire le condizioni di vita dei minatori, e nonostante le difficoltà che gli si frappongono ci riesce a scattare del buon materiale. Se ne torna in Francia con il reportage, e sto reportage non se lo compra nessuno, perché sulla carta stampata tutti hanno paura di dedicare ai minatori cinesi, di cui non gliene frega niente a nessuno in Europa, un sacco di pagine a mettere delle fotografie a colori. Sicché rimane nell'armadio per un po' di tempo, circa 2 anni penso. Documentario del 2008, le foto e i materiali credo siano del 2006. E poi finalmente incrocia Arnaud Dressin, che è assieme a Brachet, che avete conosciuto, l'altro francese che ha fatto più cose in questo campo, e Dressin gli dice: proviamo a fare questo web documentario. Lo danno per 4 soldi al Monde, che nel corso degli anni ce l'ho ancora adesso nella lista, sempre che... Invece forse l'hanno tolto ora, perché vedo che non sta rispondendo. Comunque è rimasto quantomeno dal 2008 al 2012, e ha avuto un'enormità di contatti, nell'ordine dei milioni. Però adesso non riesco a scaricarvelo. O non c'è la connexia,
o non c'è più il contenuto. Qui c'è la rotellina che gira. Prego? Honky Tonk. Produzione Honky Tonk, così come... Aspetta che guardiamo. Alcuni sì, forse altri no. The Challenge è quello sull'olio in Ecuador, è sparito dalla circolazione. Non lo so. Allora, La Crise du Lait non è di Honky Tonk. Rapporteur de Crise è di Honky Tonk. E L'Obesità è anche di Honky Tonk. Poi c'è quello lì che dicevate poco fa, che è sparito. Quello lì toccava un tema... potenzialmente molto sensibile, quindi può darsi che sia intervenuto un petroliere americano per toglierlo di mezzo. Sì, perché The Challenge, ricorderete che 4 anni fa più o meno, forse 5, finisce il governo militare in Ecuador, viene eletto democraticamente un nuovo presidente che come primo atto di governo nazionalizza Texaco. E ne aveva ben donde, perché Texaco, oltre a rubarsi a prezzi coloniali il petrolio di quel paese, aveva anche fatto letteralmente marcire la foresta amazzonica. Oltretutto con degli sprechi fuori luogo, giacimenti ritrovati che non venivano neppure chiusi, buttavano fuori, eruttavano petrolio e lo eruttavano lì nella natura. Insomma, nasce una causa internazionale Ecuador contro Texaco. Il documentario ovviamente è schierato dalla parte dell'Ecuador e dopo essere... stato online per circa 2 anni, sparisce da un giorno all'altro. Proviamo con la Cina. Questo ha un senso vederlo, perché è un po' come vedere l'arrivo del treno nella stazione di La Ciotà, è il primo che è uscito. La corsa alla crescita a quale la Cina si dedica per tornare sulla scena internazionale è senza concessioni per quelli che la subiscono, diritti dell'uomo disprezzati, fiumi inquinati, vallate inghiottite, eccetera. Voi siete un giornalista indipendente. Avete deciso di condurre una grande inchiesta in Cina sulle condizioni di lavoro degli operai che ogni giorno che ricominciano il miracolo cinese. Voi cominciate la vostra inchiesta dalle miniere di carbone considerate le più pericolose del mondo. Il vostro viaggio alla fine del carbone è completamente basato su fatti reali, solo i nomi sono di fantasia. Quindi vedete, ha un'introduzione... L'archetipo sceglie subito un'introduzione da gioco di ruolo e ti attribuisce un ruolo. Quindi qui abbiamo le scelte: saperne di più, stazione di Pechino ore 23:31, destinazione provincia dello Shaanxi, mostrare l'aiuto di navigazione oppure io salgo nel treno a destinazione dello Shaanxi. Saliamo sul treno. 2008. Produzione associata, avete visto, con 31 secondi. Ricordatevi il nome Samuel Bollendorf con 2 F finali, seguitelo perché è un autore interessante.
Arnaud Dressin e Guillaume Hurjewicz sono honky tonk. Dopo una notte di viaggio in treno e in camion, arrivati a Datong, nel cuore della provincia di Shanxi, l'oceano di carbone. In ogni valle le miniere proliferano, la sfilata dei camion è incessante, tutto qui è dedicato al carbone. Saperne di più, miniera pubblica, la strada domina l'immenso complesso pubblico situato nel cuore della valle, nei dintorni dei sopraelevati di terreno e delle case, non lo so. Vado a visitare la miniera di Stato, parto alla ricerca dei minatori. Quale volete? Miniera di Stato. Come vedete è una valorizzazione forte della fotografia, perché questo qui era un fotografo stealth. Si era portato a casa delle fotografie stelle. Notate una cosa, non è invasiva, ma quello che i francesi chiamano l'habillage sonore, la vestizione sonora, è onnipresente e ci aiuta a digerire le fotografie. Noi abbiamo un pezzettino di video girato, certo non in altissima definizione. Siamo al cuore di una rete di molti chilometri di gallerie scavate nel carbone, a 300 metri sottoterra. Il treno percorre 5 chilometri coi minatori. Ma attenzione, vi è proibito di parlargli. Incrociate allora un piccolo gruppo di minatori. Uno sembra stupito di vedervi qui, vi questiona con lo sguardo. Qui siamo al fondo, possiamo andare al fondo della miniera pubblica. Buongiorno, ci sono sovente incidenti in questa miniera, ma sì, facciamo questa chiacchiera. No, non c'è nessun incidente. È vietato di parlare ai minatori. Sì, sì, probabilmente magari con mezzi di fortuna. Decidete di porre una questione meno imbarazzante oppure seguite la guida e risalite alla superficie a incontrare il direttore. Proviamo con la questione meno imbarazzante. Sì, sì, 90. Vedete qui tre domande, come si è passata la tua giornata di lavoro, è tanto tempo che lavori qui, quanto guadagni al mese, oppure seguo la guida e risalgo alla superficie a incontrare il direttore. Ovviamente questo fa un discorso di benvenuto formale. Ecco, qui devo dirvi una cosa, consulto la carta oppure torno nella miniera. Qua è successo un guaio che ha fatto abbastanza male alla reputazione di Honky Tonk. Dato che gli faceva comodo sul piano drammaturgico, hanno mistificato una dichiarazione del direttore, non mi ricordo quale. Sì, che rientra in varie occasioni, adesso non ve lo faccio vedere tutto. Hanno fatto una traduzione eccessivamente libera, dice proprio falsificata. Apparentemente nessuno se n'è accorto per oltre un anno. Quando se ne sono accorti è successo un pasticcio infernale, quasi un incidente diplomatico,
perché a quel punto la Cina si è incavolata con l'editore di Le Monde. Poi non so come l'abbiano aggiustata. Certo è che la Cina la coscienza tanto pulita non ce l'aveva, quindi non poteva neppure incavolarsi molto. Va bene. Vi ho dato queste cose soprattutto per mostrarvi un po' di varietà, no? E riappunto l'attenzione su un dato. In certe condizioni l'utilizzo della still photography montata bene, coi tempi giusti e con l'abbigliamento sonoro dietro, non dico che soppianti il film, ma può complementarlo decentemente. A questo punto, ragazzi, non possiamo esimerci da un'altra visita. Frontline, vi prego, seguitelo. Allora, Frontline di PBS è certamente la cosa più interessante, parlo a mio avviso, de dell'intera televisione americana. PBS, non so se sappiate come funziona, la volle John Kennedy poco prima della morte, e la motivazione con cui lui chiese di creare PBS fu, virgolette, per trovare un'alternativa alla TV commerciale, per offrire un'alternativa alla TV commerciale. PBS sono tre lettere che stanno per Public Broadcasting System. La parola system si spiega in questa maniera qui. PBS è in realtà composta di tante emittenti pubbliche, una per ognuno dei 50 e passa stati degli USA. Quindi in ogni stato, sulla richiesta di Kennedy, è stata costituita una emittente pubblica che per la verità non chiede canone né pesa sul bilancio dello Stato, ma si finanzia attraverso fondazioni che debbono impegnarsi nel loro finanziare l'emittente pubblica a non interferire nella sua programmazione. In particolare, Frontline è prodotta da questa emittente pubblica non profit, che si chiama, non mi ricordo come si chiama, WGBH. Che è quella di Chicago. Esiste dall'83 ed è soprattutto famosa per il suo documentario investigativo. Quindi io ve lo segnalo, adesso spero che il navigatore riesca ad aprire questo sito, un sito molto molto ricco, sul quale voi potete vedere centinaia di autentici capolavori del documentario investigativo. Tanto per citarne qualcuno, e c'ho la memoria bella con la brodo, il documentario che rivela la verità sulle torture ad Abu Ghraib, il carcere iracheno. Il documentario che accusa la polizia di New Orleans di 11 omicidi durante la inondazione della città. Questo per dirvene due che ovviamente hanno creato scandalo internazionale e moltissimi altri. Molto interessante per noi che lavoriamo sui nuovi media, però continuano ad aprirsi, come vedete. Però non posso tenervi qui tutta la giornata a guardare documentari. Qui ci sono
almeno 200 ore di documentari da vedere. Di esplorare, adesso ormai è abbastanza datata, perché questo secondo Digital America, se non sbaglio, è datato 2010. In tutti i modi, l'uscita di ogni film di Frontline va sempre programmato al martedì su PBS, però non tutti i martedì, quando ce n'è uno, e ha sempre la capacità di attrarre una audience superiore alla media dei programmi di servizio pubblico. Dobbiamo, ahimè, rinunciare ad occuparci di PBS. Volevo portarvi in un'area di PBS dove non andremo, però vi faccio vedere la stessa cosa in italiano e ci aiuta la digestione un po' di più. Allora, PBS che cosa fa? Quando tu vai a cercare il suo sito, a un certo punto c'è la sezione About, a proposito di, clicchi, apri la pagina di About e ti trovi le linee guida editoriali di Frontline. Noi modestamente, seguendo l'insegnamento di Salvador Dalì che bisogna imparare dai maestri, gliele abbiamo copiate. Oddio, non proprio copiate, ma lo abbiamo anche detto, per onestà. Le linee editoriali non sono un'opera d'arte. Ve le faccio scorrere rapidamente. Poi magari, se avete voglia, vi fate il confronto. Però non trovo il collegamento qui, come mai?